Nella chiesa cattedrale di San Panfilo a Sulmona, il maestro Italo Di Cioccio ha tenuto un concerto per organo. Il concerto rientra nella iniziativa della Camerata Musicale Sulmonese I Concerti del Giovedì. Nell'abside della cattedrale è stato sistemato un grande schermo che ha permesso al pubblico di vedere da vicino l'artista intento ad utilizzare le varie tastiere dell'unità di comando, o anche detta console, di uno strumento complesso come appunto un organo. L'organo della chiesa di San Pampia è uno tarantonello, è stato restaurato nel 2011 da una ditta locale, con notevole miglioramento delle due unità foniche che riescono a dare un suono intenso e gradevole. L'organo è uno strumento complesso, capace di dare un suono paragonabile ad un'intera orchestra, come ha precisato il maestro Di Cioccio in un breve intervento prima del concerto. Cioccio è nato a Prato La Peligna, ha studiato organo e composizione organistica, pianoforte nel Conservatorio Casella dell'Aquila, diplomandosi con il massimo dei voti. Ha avuto esperienze in direzione d'orchestra e musica elettronica. Successivamente si è diplomato in clavicembalo presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, protagonista di molti festival internazionali, riscuotendo ovunque consensi di pubblico e di critica. È stato presidente dell'Associazione Organistica Sulmonese. Cioccio si è anche dedicato al computer music ed è compositore di questo genere. La storia artistica del maestro è lunga e piena di successi. Vogliamo solo ricordare che ha tenuto molti concerti con grande successo in Italia e all'estero, insieme a Gaetano Di Bacco, direttore artistico della Camerata Musicale e noto sassofonista di livello mondiale.